Va ora in onda, come ogni lunedì sera, la diretta web radiofonica con Gianluca ed il grande mitico Saius. Provvisoriamente i due compari MM, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali su Saius Web Radio e in Saius Web TV nel blog www.saiuswebradio.net. Ladies and gentlemen, Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, Signore e Signori, rieccoci qui in diretta web radiofonica, qui su Saius Web Radio in www.saiuswebradio.net con il vostro Gianluca, appunto in diretta alle ore 22 e 2 minuti con provvisoriamente i due compari. MM, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali per l'ultima, la 21esima puntata, l'ultima di questa stagione che poi andrà a chiudere, diciamo così, l'estate 2012, augurandovi un buon proseguimento per quanto riguarda agosto e ritorneremo poi da settembre 2012 in poi. Vi comunicheremo un po' come, quando e perché. Un calorosissimo, e ci sta proprio a tema visto il caldo di questi giorni, saluto e benvenuto a tutti i nostri amici, specie i nuovi che saluto di cuore e ringrazio per essere qui con noi, in particolare le persone che ho contattato, conosciuto anche in questi ultimi giorni e che ho invitato e che continuano a venire appunto ad ascoltarci, e per quest'ultima puntata assieme. E vorremmo fare un po' un sunto, sì, di quello che è stato un po' questi ultimi mesi, quest'anno, insomma, di puntate, di ospiti che abbiamo avuto, e abbiamo con noi comunque degli amici che ci aiuteranno in questo. Vi ricordo allora il nostro blog, il www.saiuswebradio.net, blog in cui, peraltro, come vi invitiamo sempre a fare, potrete scriverci anche in diretta durante la trasmissione. E cosa assai importante, abbiamo una chat con cui comunicare ancora in maniera più rapida, veloce, semplice e naturalmente sempre con il minimo sforzo e il massimo risultato, come disse qualcuno. E poi Facebook, la nostra pagina Facebook in cui ci potrete sempre trovare, che è Saius Web Radio, che è la nostra pagina come categoria di canale radio, in cui anche lì, tra l'altro, in diretta web radiofonica potete sempre scriverci e vi aspettiamo numerosissimi. Cominciate a chiamare i vostri amici, cominciate a divulgare il verbo, cominciate al tantam, il tantam del bum 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 bum, e chiamate tutti qua. Naturalmente c'è ancora tempo, abbiamo un'altra ora e mezza abbondante, naturalmente prima di mezzanotte, e se non resisterete e se vi siete persi la puntata o vorrete farla ascoltare a qualcun altro, non preoccupatevi, come tutte le altre puntate sarà presto a disposizione, già da domani o nei prossimi giorni, nel nostro blog ascoltabile, sempre il www.saiuswebradio.net. poi c'è anche il sito saiuswebradio.it, ma quello ve lo consigliamo più avanti. E vi ricordo anche che ci trovate in YouTube con le cose caricate dal grande mitico Saius, in YouTube con il nome Saius Radio tutto attaccato minuscolo. Inoltre, sempre per quanto riguarda le possibilità che ci danno i social network e internet in particolare, avrete anche la possibilità di seguirci con Twitter. Andate in Twitter con il nome @Saius tutto attaccato minuscolo e ci troverete anche lì. Infine, le nostre email, gli indirizzi di posta elettronica presso cui contattarci e scriverci, anche adesso cominciate subito, oltre alla chat, sono info@saiuswebradio.com per appunto contattare Saius Web Network, quindi Saius Web Radio e Saius Web TV, e gianluca@saius.com per contattare il sottoscritto, sia per quanto riguarda la mia rubrica The Rock Band History, se volete appunto avere anche voi la vostra storia della vostra rock band raccontata dal sottoscritto, o anche per partecipare
qui in diretta alle nostre trasmissioni dei lunedì sera, che riprenderanno poi per la nuova stagione, naturalmente da settembre in poi, e anche per partecipare a trasmissioni televisive come Rock Band, o se avete anche dei pub, dei locali, contattatemi pure. Inoltre riccio.incazzato@size.com, invece è l'email del nostro Riccio Incazzato, per l'appunto, che cura l'editoriale da leggere nel nostro blog www.sizewebradio.net. Vi ricordo anche le due chiacchiere con Saiuz, che non andranno in ferie, come The Rock Band History, che continuerà con la sua programmazione ogni settimana, una puntata nuova, e invece la trasmissione in diretta web TV del Riccio Incazzato dei venerdì sera, quindi questa dei due compari dei lunedì sera dalle 10 e quella del Riccio Incazzato dei venerdì sera con il Vaso di Pandora dalle 9:30, verranno sospese per l'intero mese di agosto, e poi si vedrà, insomma, vi comunicheremo quando ritorneremo con grandi eventi. Bene, dopo questo lungo, anzi breve rispetto al mio solito, e chi mi conosce ben lo sa, cappello introduttivo, sono le 22:07, diamo ancora un salutone, un caloroso e anche un po' rinfrescante, spero, saluto a tutti gli amici dall'Italia, partendo dal sud, i cari amici che ci stanno ascoltando, vi invitiamo a scriverci, io invito anche a scrivermi personalmente, coloro che mi conoscono e che mi stanno ascoltando, fateci sapere che siete lì per quest'ultima puntata, la 21esima, questo lunedì 30 luglio 2012, e un saluto partendo dal sud, dal grande sud, per risalire la penisola e salutare tutti gli amici che poi risalendo sono qui nel nord, in particolare io parto dalla Sicilia, mia cara amata Sicilia, per poi ritornare qui in Veneto dove siamo, e un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano anche dall'estero, specie i nuovi amici. And so we want to thank you very much for coming here in Saiuz Web Radio on www.saiuzwebradio.net. Thank you for coming on, and we are going on in Italian language. Thank you for staying with us, and be happy, be safe, and don't let anybody make you and put you down. Ritorniamo con noi, vi presento e passo la parola al nuovo grande compare acquisito ormai da diverse puntate. Io lo adoro perché il nostro compare veramente speciale, acquisito alla grande, con grande spessore, intelligenza, acutezza e, come dico sempre, cultura, ed è un piacere averlo con noi, anche per la sua ironia, molto molto non solo pungente e tagliente, ma particolare, ed è con noi il grande e mitico Luca. Ciao Luca. Ciao Gianluca, buonasera anche a Saiuz, dei tuoi compari, Roberto e Gianluca. Grazie del saluto, grazie. E ovviamente arriviamo anche agli ascoltatori. E adesso arriveremo anche a loro, piano piano. Intanto, caro Luca, questa sera di cosa ci occuperemo? Raccontaci un po'. L'argomento... Iniziamo subito con un argomento serio, quanto vedo. Sai che quando passi la parola a me, purtroppo inizia sempre con... Il solito Saiuz. Dicevo, l'argomento serio di oggi me l'ha passato Roberto, mi ha passato le fonti più che altro. E ora presenteremo anche loro. È stato tratto di due temi che hanno purtroppo drammaticamente danneggiato il nostro bel paese, ovvero sono all'Italia ed il nepotismo, e nella fattispecie il nepotismo dentro l'Italia. Chiaro Gianluca? Quindi questo molto è un pochino, okay. Un pochino la questione. Benissimo, quindi poi con Luca andremo ad approfondire più avanti questo argomento. Quindi Luca, io adesso passerei subito alla presentazione dei nostri ospiti. Abbiamo con noi, lo avete già conosciuto, abbiamo avuto modo di presentarvelo e lo nominiamo spesso perché è nata questa profonda e bella collaborazione con il suo sito, ma soprattutto appunto con quello che loro portano avanti, e con noi abbiamo... di Indie Arts, vi ricordo www.indiearts, scritto proprio Indie Arts, lo dico all'italiana per farlo capire a tutti come andrebbe scritto, .it, questo sito importante, il portale dell'arte indipendente, come trovate anche come frase, diciamo, identificativa, grazie a cui appunto è nata questa collaborazione tramite poi Manuel, che ci ha fatto
conoscere Roberto e abbiamo appunto questo scambio sempre culturale di artisti che vengono da noi, che loro appunto ci mandano, abbiamo il piacere di farvi conoscere. E qui con noi c'è, diciamo così, in rappresentativa di Indie Arts, il capo, il numero uno è Roberto. Ciao Roby! Il capo numero uno, ma te hai già benvenuto con quello partire. Benvenuti a questa veglia funebre. La top ten. Niente, perché pensavo di dover chiudere il sito, invece stamattina mi sono svegliato e ho detto facciamo le altre 8 pagine. E mi sono portato questa sera anche il mio Gianluca Maroli, che è praticamente la persona che ha capito come funziona questo sito. Che bisogna condividere, bisogna per farsi conoscere ad altri artisti. Infatti lui ha praticamente scattato le foto per fare il libretto del CD di Scarda quando lo registrerà. E niente, questa è una buona notizia, la veglia funebre la butto via e vi passo Gianluca Maroli. Buonasera a tutti. Non lo so, fatemi domande, perché io qui sono veramente inesperto, cioè nel senso non so cosa dire. Io anche noi lo siamo tutti. Diciamo che io sono il portabandiera del sito di Indie Arts questa sera insieme a Roberto, perché vengo la mia Federica Pellegrini. Esatto, però sono più bello io. Diciamo, c'ho le spalle meno larghe, ma sono più carino. Però questa sera sì, vengo qui. Diciamo che Gianluca, adesso parlando seriamente, non è potuto intervenire altre volte perché ha avuto un incidente e per fortuna sta bene adesso e ho il piacere di riportarlo qui, insomma. Ma questo è un riferimento al fatto che ho detto che sono più bello della Pellegrini. Sì, ti hanno rifatto i denti, scusami un attimo. I denti, adesso non c'ho più 32 denti, ce n'ho 66 in pratica, sembro Funari, No, ho avuto un brutto incidente con lo scooter a maggio e praticamente ho limonato con l'asfalto e niente, ho perso 3 incisivi, ma voglio dire, a chi è che non capita di perdere 3 incisivi nella vita? Che goduria, sai? E quindi, però adesso ce l'ho di nuovo e quindi sono qui, posso parlare, mangio, sto bene, volevo rassicurare tutti quanti i miei fans del mio fans club che non esiste. Ed è tornato a fare film porno, visto che come esatto. Con i denti nuovi non che se lo può permettere, non che senza denti avessi difficoltà, però diciamo che adesso viene meglio e niente, io sono qua come ho detto in rappresentativa del sito, perché comunque mi rendo anche conto che spiegare quello che faccio per radio è un po' complicato, non sono proprio radiofonico come artista di Indie Arts, visto che comunque sono uno pseudofotografo, quindi no, non saprei come rappresentare quello che faccio in radio, però... Beh, le foto vengono bene in radio. Proviamo. Vengono benissimo, sono tutte bellissime, sono. Voi sareste fotogenicissimi questa sera, quindi... Grazie Gianluca. Però, e a proposito della foto, la foto che vedete, scusami Gianluca, ne approfitto per prendere un po' la parola e ritornare un po' in noi per poi ma procedere. Ma ti pareva che non sfruttava l'occasione per prendere la parola? Esatto. Mi sembrava strano foto... che era stato zitto tutto sto tempo, Gianluca. Ed ecco che avete sentito Saius, volevo presentarlo, volevo appunto dirvi, partendo dallo spunto della foto, stavo dicendo, a parte che la foto che vedete nel sito, che anche grazie a Roberto di Indias viene anche replicata nel suo, è vecchia di quest'inverno quando eravamo in versione orsi con chili in più, vabbè, a parte i miei 12 chili in meno, a parte la maglia di Saius in meno, perché adesso Saius sei a petto nudo, Saius, non abbiamo più il pigiamino con gli ossacchiotti, sono io a pelo nudo, a maglietta, gli e quindi volevo... gli sono caduti perché con l'estate e quindi volevo presentarvi, le eviterei. Esatto. Le lasciamo a noi che ci possiamo vedere dopo la trasmissione per vedere gli animali e l'uomo come discende dalla scimmia. Allora io adesso passerei la parola al grande che avete appena sentito, l'abbiamo lasciato per ultimo, the last but not the least, di solito gli più importanti si lasciano alla fine, gli ultimi come nei concerti, gli ultimi gruppi che suonano sono i più importanti, i primi sono quelli che aprono.
Io infatti sono la piccola caccoletta, come lui mi chiama, il primo che ha aperto, il, diciamo, l'inesorabile, l'impareggiabile, l'incommisurabile, l'interminabile, l'indisgraziabile, e tutte quelle I le mettiamo, l'idio, il grande, l'intimabile, il grande, inimitabile e mitico Saiuz. Vai Saiuz. Gianluca, tu mi avevi detto che Luca ti aveva detto che io non devo gridare. Esatto, e anch'io te l'ho detto un sacco di volte. Perché gridi tu? Ma grido io, ma tu gridi quando va la mano va il brano, vai, partito! Comunque buonasera a tutti quanti amici, io sto qui che sono già una spugna di sudore, non so voi. Ecco. C'è il sudore che mi cola dappertutto, non capisco più niente. Stasera ho invitato in radio anche la mia cagna Anatolia. Spero che si faccia sentire più presto, insomma, perché di solito abbaia, ma stasera che ho detto vieni in radio, ha detto non ha voglia di abbaiare, si vede. Volevo partire con una notizia molto interessante che mi ha stupito. È politica sta notizia, vi interessa? Siete tutti d'accordo? Sì o no? Che vi interessa? E proprio non possiamo farne a meno, sì, dai. Ecco, bravo. Questa notizia. Aspetta che vado a tirare l'acqua, aspetta un attimo. Vedo che la notizia interessa a tutti quanti, quindi ecco, sento Anatolia in lontananza. Interessa anche a lei. Sì, sta dicendo non ci rompete, non mi interessa la notizia, quindi non ve la dico. Ok. Beh, perfetto così. Stasera, cari amici, questa è l'ultima puntata della stagione, quindi riprenderemo a settembre, fra un mese e mezzo, insomma, il tempo poi di riprenderci, perché poi alla fine io e Gianluca, fuori di fare questa trasmissione, siamo calati un po' di chili, perché si suda parecchio quando si fa radio, vero? Soprattutto radio amatoriale, come la facciamo noi, Gianluca, no? Sempre in tensione, sempre il computer che non parte, la carbonella che non si accende, e questo che non va, e Skype che non funziona, e mi arrivi a scatti, e mi arrivi a scotti, e mi arrivi come mi vuoi, insomma, poche parole. Quello che mi piace è la scaletta. Sì, bravo. ho perso il filo, non mi ricordo più cosa stavo dicendo, però comunque è bello come comincia Luca. Perché ho sbagliato io, cavolo. Sapete che io ho una certa età e che se vengo interrotto dopo quello che avevo in testa che mi girava se ne va per fatti suoi chissà dove, no? Quindi insomma cercatemi di lasciatemi tranquillo parlare, certo. No, io volevo ringraziare tutti gli amici che ci hanno seguito fino a qui, perché non sono stato pochi per essere una web radio così piccola e soprattutto la trasmissione non molto reclamizzata questa qui. Abbiamo avuto tantissimi amici che ci hanno ascoltato e che sono ritornati, questa è la cosa meravigliosa. L'unica pecca, l'unica cosa pecca, e non mi interrompere Gianluca, sì, l'unica cosa che mi dispiace, che lo sapevo, mi ha fatto perdere il film, no scherzo, l'unica cosa che mi dispiace... volano schiaffi. Adesso la vogliamo smettere. Lunedì scorso quanta gente hai avuto che ti ha ascoltato, dai. Mi devo sparare le pose, me le sparo subito le pose. Basto da solo. Erano 1143 persone la settimana scorsa. Falso, erano 1247. No, 1143. Di cui l'80% sudamericani, però. Sudamericani. Del cartello della coca, come abbiamo detto, già spiegato perché. Cioè, il cartello colombiano. Mi fate sapere perché, che differenza c'è. Fra essere ascoltarci dall'estero o dall'Italia, cioè ci sono italiani che ci ascoltano dall'estero, poi soprattutto Gianluca che parla un discreto inglese, io che mi esprimo un perfetto inglese, proprio un inglese di Oxford. In Colombia parlano lo spagnolo, forse è per quello che ascoltano Gianluca. No, forse qualche battuta napoletana la faccio anch'io, allora sai, può somigliarsi un poco avendo avuto dominio, essere stati dominati dagli spagnoli. No, io volevo finire di ringraziare gli amici, insomma, se non la smettete, insomma, a questo punto non so come andare a parare, insomma, perché poi alla fine voi, io lo so che questa sera volete mettermi in difficoltà, ma solo ho capito, no, vi siete messi tutti e quattro disgraziati che siete per mettermi in difficoltà, no, ma volevo ringraziare tutti gli amici. La pecca è questa:
scriveteci, perché la cosa è molto importante, perché voi non dovete sapere che quando facciamo la trasmissione lunedì sera, no? E vediamo gli ascolti che facciamo, per tutta la settimana Gianluca mi tortura col fatto che dice nessuno mi pensa, nessuno mi scrive, si mette a piangere, gli devo scrivere la mia spalla. Allora a questo punto mandateci un'email, mandatelo pure a fanculo, però scriveteci. Gianluca, ecco. Fanculo. E avete risolto tutti i vostri problemi, l'avete accontentato. Perché io sono contento anche con gli ascolti che facciamo. Se poi interagite con noi, ben venga, perché sono super felici, però già così. Ho parlato anche troppo, io lascio la parola a Gianluca, perché lui con tutti i modi tenta di riprendersela. Gianluca, picchia di sta parola e non ci sfugge. Grande Saius, so che anche Roberto e soprattutto Luca ne avrebbero da ridire di link, gliene hai dati in questo momento di cose da dire e di battute da fare, ognuno col suo stile. No, guarda, scusa, stavo telefonando a mia sorella, gli stavo dicendo di entrare in chat e mandati a fa'culo. Ecco. Vedi? Così domani mattina eri più contento perché una bella signorina ti ha mandato a fa'culo. Esatto, siccome visto che a me non mi calcola nessuna, come già detto, è il motivo per cui sono anche in depressione, ma non è solo quello, sempre problemi, sempre quella è, e quindi automaticamente sarei stato contento che almeno una. Ti faccio conoscere la mia cagna, Anatoli, dai. E poi mi accoppio con lei. Andiamo bene, Luca, aiutaci. La porti a spasso. Sta partendo l'area telefono amico per Gianluca. Il solitario, il triste, disperato, con crisi depressive e auto. Va bene, un giorno rimpiangerai quei solitari davanti a YouPorn. Lo so, eccolo là, grande. Oh. Però, Roberto, non dire YouPorn in radio perché stai pubblicizzando un altro sito. Ah, scusa. Per par condicio devi dire tutti gli altri 25 poi per par condicio. Esatto. Così X videos. Guarda che non mi fermo più. No, fermatevi. Basta Saius Web Radio. Okay. Va bene, comunque replico quello che ha detto Saius, il nostro caro Saius, ringraziamo veramente di cuore tutti coloro che ci hanno ascoltato per queste 21 puntate e adesso facciamo un sunto anche di quello che c'è stato. Se andate nel blog in www.saiuswebradio.net troverete anche le varie puntate riascoltabili nelle varie edizioni e anche con gli ospiti che abbiamo avuto, tra cui anche il nostro Gianluca che è qui con noi nella trasmissione nell'ottava puntata del 26 marzo, in cui tra l'altro, peraltro io non ci sono stato perché stavo male, tanto per cambiare, quella sera non avevo neanche un filo di gioco. Stavo male fisicamente, nel senso ero senza voce, adesso sto male psicologicamente invece, non solo. E domani non so il problema cosa, vabbè. Ci dirai. No, sappiamo perché. No, e comunque non so, risolvi tutto, dai. e quindi dicevamo, ringraziamo veramente di cuore con Luca, appunto dicevamo dove siete, cioè come ci chiediamo, perché anche Saius diceva per noi, per lui soprattutto è un grande traguardo, perché ovviamente come dico sempre a tutti, nel mare magnum di internet in cui siamo veramente nulla, avere tutti questi accessi e ascolti, quindi una media di un migliaio di ascoltatori a puntata e soprattutto dai 15.000 dell'inizio fino ai 30.000 accessi al mese al sito e blog, comunque su Saius Web Network, quindi Saius Web Radio e Saius Web TV, giustamente come lo stesso Roberto mi faceva notare, non solo, sono veramente dei risultati davvero strepitosi per una web radio, ripeto, con tutto rispetto e quindi umiltà e onestà, come siamo noi, amatoriale, per cui non abbiamo la presunzione e l'arroganza di definirci professionisti, anzi lungi da noi il voler spodestare troni di altre persone che lo fanno di professione. Umiltà, onestà e povertà. Soprattutto perché non siamo pagati. Perché soprattutto povertà. Questa ci voleva. E non sono diciamo gli insegnamenti e il vivere di San Francesco, di Francesco d'Assisi, ma purtroppo nel 2000 continua a persistere, quindi ringraziamo questo. E adesso noi andremo anche a fare un piccolo assunto, ma neanche un piccolo assunto, un excursus, andiamo a riascoltare alcuni brani delle persone, dei gruppi che abbiamo avuto ospiti, e so che appunto Saius ha in scaletta un brano dei De Stasi, questo gruppo che è stato il primo che ha aperto le danze
nella quinta puntata in cui abbiamo avuto il picco maggiore di ascolti. Ti ricordi, Saius, da certo. 34 ascoltatori nella prima puntata, o 134 quelli che erano, a 1400 poi dopo sole tre puntate, quattro, complice anche ovviamente tutto... la, insomma, battaggio che si è fatto, tutta la pubblicità anche con i contatti che insomma si è dati da fare. Anche io ringrazio anche i miei amici o le persone che mi conoscono che hanno risposto appunto agli inviti di venirci a ascoltare, non sono più tornati. No, dai, scherzo. Quanti parenti c'hai che sono 1400? Non lo so, in effetti. E quindi adesso andiamo ad ascoltarci, come da scaletta, un brano di De Stasi, gruppo peraltro non per conflitto di interessi, con cui suono e suono la batteria, e Manuel, tra l'altro abbiamo avuto come ospite il cantante, ci ha permesso di conoscere Roberto, che abbiamo qui con noi di Indie Arts. Vi ricordo il suo sito www.indiearts.it, dove appunto fa promozione di artisti indipendenti a 360 gradi, quindi non si tratta solo di musicisti, quindi di gruppi, ma anche, come nel caso di Gianluca che abbiamo qui con noi, anche di, nel caso suo, fotografi e quant'altro. Quindi andiamo ad ascoltarci dei De Stasi, questo gruppo con cui suono. Saluto Piero che ci sta scrivendo in chat, grande Piero, bassista dei De Stasi, quindi anche che suona con me, Emanuele, con i De Stasi. Andremo ad ascoltarci In Genua dei De Stasi, questo gruppo che è stato il primo gruppo ospite con cui appunto abbiamo iniziato le danze e di cui abbiamo parlato e fatto promozione. Ripeto, non per conflitti di interessi, perché ci sono la batteria o altro, ma perché appunto si è prestato anche nell'interesse di tutti come primo ospite, gruppo ospite da noi e naturalmente poi tutti gli altri. E vi ricordiamo con questo che siamo sempre aperti a tutti, siamo sempre aperti a tutti in senso buono, cioè chi vuole venire ospite, perché so che Roberto è lì che freme. Parla per te, Gianluca, parla per te. Esatto, no, io sono chiuso ultimamente. Comunque siamo appunto disponibili a dare i nostri spazi con il nome, parlo a nome di Saius, il grande Saius, che è davvero eccezionale in questo, dà a disposizione i propri spazi nei palinsesti di Saius Web Network, quindi qui nella trasmissione di lunedì sera, quindi da settembre, ottobre in poi, quando riprenderemo, se vorrete venire ospiti, venite pure, saremo ben lieti di avervi con noi e venite a parlarci delle vostre attività, iniziative, eventi e quant'altro, magari se ne avete anche da proporre e promuovere, venite in trasmissione, ci fate ascoltare i vostri brani, se siete dei gruppi, o fate vedere le vostre foto, perché poi andremo in onda anche nella Science Web TV e quindi del materiale video e quant'altro lo potrete anche trasmettere in onda. E in più il nostro blog www.sciencewebradio.net è a disposizione anche per pubblicare le vostre cose, mandateci pure i vostri volantini, opuscoli, comunicate con Saius, mettetevi d'accordo con lui per la parte tecnica e con Gianluca, il sottoscritto, per la parte artistica. Bene, Saius, a te la parola e ascoltiamo appunto In Genua dei De Stasi e poi ritorniamo in studio, che non ci abbiamo, con Roberto, Luca e Gianluca. Hai finito? Sì, grazie. Allora vado con In Genua dei De Stasi, ce l'ascoltiamo, poi dopo... Se vuoi, hai voglia di riprendere la parola, bene, se no vedo che tu sei molto zitto. Faticato stasera. Anzi, Luca, adesso farà partita! Bene, no, farà amici. Una cosa tipo... Via! Via, sì! E non si sa mai se è un singhiozzo o... Sì.
politicante me sa che stavolta hai sbagliato mira. Listen up this tune, dance all up your crew. Boom, spara, 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 tanto non m'ammazzerai. Critica, 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 tanto so che lo farai. Ascolta, 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 prima o poi m'ascolterai. E allora capirai cosa vuol dire ragga style. Boom, uso questa traccia per dirti le cose in faccia. Parlo del politico che desordiva sempre a caccia. Beva a me ma lascia libero il mafioso che la spaccia. Vorrebbe che votassi la sua lista de bogliaccia. No, non ce credo che è vero, no, non ce credo che è sincero, no, non ce credo che mi alza lo stipendio per davvero. Sarà che so abituato a vedere sempre tutto nero. Ma mo mi sono rotto il cazzo, devi allo sempre al culo. Allora critico il politico che magna sulla pora gente. Critico il politico che se prende la tangente. Critico il politico che per noi non fa mai niente. Critico il politico e critico chi lo vota sempre. Riempio i muri delle città con le sue pubblicità. Poi se beve chi ce fa una scritta un po' più artistica. Parla, parla di parità, parla sempre di libertà. Ma se poi mi fumo l'erba mi vuole in cattività. Questo è per la guardia, questo è contro chi la scaglia. Questo è contro la dicotomia politico canaglia. Contro la legislazione di suo magna magna. Questo è contro quella legge che mi vieta la mia ganja. Bullet, 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 tira. Ormai più che tu ci sembra un bollettino di guerra. Tra gente che si ammazza e gente che si spara. Poi dopo un par d'anni tutti fuori de galera. C'è qualcosa che non quadra, qualcosa che non va. La danza la più ripiù sta qui che te lo sta a cantà. Che una mano avanti ed una dietro è meglio per campà. Una per parate il culo, l'altra serva non casca. Boom, spara, 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 tanto non m'ammazzerai. Critica, 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 tanto so che lo farai. Ascolta, 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 prima o poi m'ascolterai. E allora capirai cosa vuol dire ragga style. Boom, spara, 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 tanto non m'ammazzerai. Critica, critica, tanto so che lo farai. Ascolta, 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 prima o poi m'ascolterai. Fatta e calypso, crude reggae style. Boom, più che seri umani ormai sembriamo animali. Sembra che siamo tornati ai nostri istinti primordiali. C'è chi non gli frega un cazzo, ucciderebbe i genitori. Ma pure chi se tiene stretti i propri ideali. C'è chi fotte l'amico, c'è chi uccide il nemico. C'è sta chi te dà la mano, chi non te dà manco un dito. Politico corrotto in doppio petto te lo dico. Per la mia ragga danza non riceverai l'invito. La mia gente fuma ganja, la mia gente se la rolla. La gente zompa e balla contro la guardia che controlla. Qui se spara, qui si ammazza, qui se fuma l'erba. Mentre la danza si infiamma contro sto stato di merda. Destra, sinistra, centro. Parole su parole che poi volano col vento ancora. Destra, sinistra, centro. Io voto solo la pagnotta, questi che manco li sento. Destra, sinistra, centro. Tre fazioni dei ladroni che vanno il denaro squirto ancora. Destra, sinistra, centro. Io voto solo la pagnotta, così magna e sto contento. Allora spara, 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 tanto non m'ammasserai. Critica, 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 tanto so che lo farai. Ascolta, 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 prima o poi m'ascolterai. Senti, etta calypso in a good reggae style. Bene, cari amici, siete sempre all'ascolto di Saiuz Web Radio. Questa è la diretta del lunedì sera, i due compari con Gianluca, Luca, Saiuz e con i nostri amici Roberto di India Arts e Gianluca Maroli. Mi raccomando. Allora, volevo dirvi, dopo Ingenua dei De Stasi, io ho mandato un altro brano che, come al solito, farò ridere i polli per come dirò il titolo. Il brano è di l'artista è Atta, e se non aspettate con la chitarra, con Atta e Politicans Bullet Ballet Billet, non lo so. Gianluca, come cacchio si chiama sto titolo? Politicant Ballet, pallottole le politiche, ma ti facevo il sottofondo musicale Saiuz, un po' blues. Pensavo di rompere i miei timpani. Faccio una solo di batteria. No, dai. Bene. Dopo. Bene, allora l'artista si chiama Ata e la canzone si chiama Politics Bullet. Politics Bullet. E il mio inglese è oxfordiano. Quest'artista mi è stato fatto conoscere da un ragazzo che promuove in serate ed eventi e gli artisti dell'Interland di Fiumicino, Ostia e la periferia di Roma, e
mi ha fatto ascoltare questo, questo ragazzo, a me ha mi ha impressionato, perché comunque è da solo, si prepara gli arrangiamenti da solo, si registra da solo, fa tutto da solo, però comunque ha un, diciamo, un certo spessore e una voglia di fare, quindi secondo me potrebbe solamente migliorare, basterebbe che trovasse qualcuno che abbia buona volontà come lui e suonare assieme a lui con strumenti o comunque anche solamente con un mixaggio al computer o altre cose, insomma. A me è piaciuto, poi non so. Perfetto, speriamo che sia piaciuto anche a chi ci sta ascoltando. Allora, a questo punto, direi di sì. A questo direi punto, di sì, caro Saiuz, ti interrompo perché salutiamo gli amici che ci scrivono. No, salutiamoli. Salutiamo Piero. Piero Alice, grazie per averci scritto. Ciao Alice, ciao Piero. Che dicono che sono piaciuti questi gruppi che hanno ascoltato, grazie per scriverci. E Piero naturalmente dice di raccogliere un euro per aiutare il povero Gian. Dona anche tu un euro. Piero, tu lo stai guardando solo adesso, ma io da 40 minuti che sto leggendo quello che scrivi mi sto ribaltando da ridere. Infatti Piero è il bassista. Allora, infatti volevo dirti, Luca, Piero è il bassista dei Destasi, come magari qualche amico già sa o non sa, con cui appunto suono insieme e avete ascoltato il brano precedente, il primo dei due brani, ed è, come ho già detto, l'hai già capito, è un grande Piero, fa di quelle battute veramente eccezionali, anche lui con la sua intelligenza e spessore veramente acuto e tagliente a volte, veramente forte. E Alice la ringraziamo anche, quindi spanciati pure tu dalle risate delle battute di Piero, che ringraziamo per scriverci e darci energia e benzina per questa serata con cui mi darò fuoco. Vabbè, dai. Passiamo la parola al nostro caro amico Roberto, anzi io direi a Luca, anzi Roberto, se vuoi dire due cose, poi lasciamo la parola a Luca che ci racconterà, come ci ha preannunciato, queste notizie sull'Alitalia. Prego Roby. Diciamo che l'argomento mi sembra abbastanza interessante, quindi piuttosto di sentire un cretino è meglio sentire Luca. Che poi magari sono cretino lo stesso, però magari lo nascondo meglio. Guarda, sì, ma è un cretino con un po' più di spessore, diciamo. Dai Luca, giustamente. Allora ragazzi, dove eravamo rimasti? Niente, all'Italia e nepotismo. Qualche piccola premessa relativa ad Alitalia, di chi stiamo parlando. Ovviamente non voglio tediarvi con tutta la storia della compagnia, perché ci interessa anche il giusto. Vi dirò solamente questo: società che negli ultimi anni, a causa di una scellerata gestione da parte dell'allora amministratore delegato Cimoli, tanto per non fare nomi, è stata acquisita da è stata acquisita da Alitalia CAI. CAI sta per Compagnia Aerea Italiana, che è una società privata. L'azienda, quando nasce il 26 agosto 2008, l'iniziativa dell'Istituto Bancario Intesa San Paolo, all'interno comunque vi erano tantissimi imprenditori di spessore come Tronchetti Prevere, Ligresti e quant'altro, e in pratica proviene appunto dalle ceneri della precedente compagnia. Cos'è accaduto di particolare in quegli anni? Che tra l'altro stiamo parlando di 4 anni fa, neanche tanto lontano. L'Alitalia vecchia è stata divisa in due parti. La good company, in quei tempi se ne parlava tanto in quegli anni, la good company, cioè la parte buona, ovvero i crediti, le strutture e quant'altro, che appunto andava ai nuovi investitori, si prendevano il buono. E la bad company, appunto quella cattiva, quella brutta, in pratica le passività, che invece andavano in capo all'erario. Numeri, un po' di numeri. Debito iniziale, per quello che riguarda la bad company, era di circa 3,2 miliardi di euro, praticamente quasi una finanziaria. E ad oggi, tra quello che hanno portato a casa tra varie vendite di strutture vecchie e quant'altro, ne rimangono da pagare circa 2 miliardi. Una cosa importante, vabbè che gli ascoltatori lo sapranno per forza, ma è giusto puntualizzare. Quando dico erario, non è che c'è un tizio che si chiama erario, semplicemente i debiti vengono pagati dallo Stato, quindi noi, con le nostre belle buste paga. E, tra l'altro, sul sito borsitaliana.it ho trovato questa settimana uno schema riassuntivo che spiega veramente in maniera molto semplice come è stata smembrata la vecchia società e come è stata creata quella nuova, cioè con che meccanismo.
Questa è la premessa per quello che riguardava l'Italia. Per quello che riguarda il nepotismo, niente di particolare. Chiediamo solo che cosa vuol dire nepotismo, e su Wikipedia si trova tutto. Sì, è semplicemente una tendenza da parte di detentori di autorità o particolari poteri a favorire chi? I propri parenti, mediante la loro relazione familiare e quindi indipendentemente dalle loro reali abilità e competenze. Questa è una cosa che negli anni, anche, soprattutto nel nostro paese, si è verificata molto spesso e vedremo perché. E prima di passare la parola a Roberto, Gianluca, adesso ditemi voi, vi dico solo che, a parte che, come dicevo prima, le fonti me le ha passate proprio Roberto, e le fonti in oggetto sono, è giusto citarle perché stiamo parlando di articoli scritti da loro, quindi a parte il Fatto Quotidiano, che è comunque un quotidiano testata nazionale che conosciamo tutti, un blog che sarebbe il Bluebird News, e soprattutto felicesaulino.it di Felice Saulino, che ho scoperto essere uno scrittore, redattore, ex giornalista, insomma uno che ha fatto di tutto. E passo la parola a Roberto o Gianluca, ditemi voi chi vuoi, insomma, chi ti fa piacere. Io direi, come sempre, che è un peccato che tu debba passare la parola, perché, come avete sentito, cari amici ascoltatori, come vi dicevo anche nelle precedenti puntate e ribadisco ancora una volta, è un piacere ascoltare Luca per quello che ci dice, per lo spessore, l'acutezza e soprattutto le cose che ci dice con, non buttate lì ovviamente, ma con ricerche e quindi documentazione, e non per pura e mera polemica come spesso si fa, ma per informazione vera. Quindi Luca, è un piacere ascoltarti. Io direi che non ti possiamo lasciar finire così, almeno se ti va di raccontarci altro. Scusami, dicevo, ovviamente abbiamo spezzato volontariamente l'argomento, che se diventava un po' pesantuccio, anche se interessante. Ho postato nella chat il link, direi che sia cliccabile, sì, il link dove, appunto, dal quale si vince quello schema che dicevo prima. Poi eventualmente, se qualcuno ha voglia di cliccarci sopra e vedere che cosa salta fuori, tanto meglio, insomma. Prego, Gianluca. Sì, dicevo, se magari volevi, io non lo vedo nella chat questo link, se vuoi rimetterlo. No, infatti, volevo dirti, se vuoi, solo link c'è scritto. Esatto, quindi se vuoi, ti volevo dire questo, se vuoi scrivere in chat e in Facebook anche, per gli amici che sono in Facebook, che vi ricordo sciencewebradio.net, per venire nel blog e vedere la chat e anche scriverci, saremmo grati, e se vuoi ripeterlo anche Luca, così anche gli amici possono andare a verificare quello che dicevi e approfondire l'argomento. Bene, torniamo e passiamo appunto la parola a Roberto Robi con Gianluca Maroli. Cari amici, adesso tocca a voi. Buonasera. Ciao Gianluca, finalmente. Intanto con Gianluca appunto avevamo questa, fra virgolette, conto in sospeso, la butto lì, nel senso che l'altra volta, quello, ripeto, abbiamo avuto ospite Gianluca nella trasmissione del 26 marzo, l'ottava puntata, c'è stato come ospite Gianluca, io purtroppo ero assente con la voce, sì, e quindi sì, non sì, ero tutto, malato, qui, sì, sì. Ero malato con la voce. Tu non c'eri perché non evidentemente non volevi parlare già con me. Perché già soffrivo di pene d'amore, dico pene di e pene. Mi fermo lì perché Roberto è già lì che come un toro davanti al mantello rosso. Scusa, non ho sentito, cos'è che hai detto? Ha detto pene. Già marzo. Io ho capito, pene, toro, rosso. Ho capito solo questo. Esatto. È vero pure io, sì, anch'io ho sentito. Ma lui è il malizioso, che le spara e pensa che sia io quello che e tra le righe ho letto anche un è già lui, e qua si riapre tutto il link di prima, tutti i cosi che dobbiamo ricitare tutti. No, già all'epoca soffrivo di pene d'amore e quindi vabbè, ora siamo nella depressione più totale. Che cazzo ridete? Io ho problemi seri di solitudine, ma abbandonato come un cagnolino in autostrada, sono solo pene d'amore di dimensioni di un certo tipo. C'è Gianluca che fa il fotografo, ti mettiamo su certe riviste così. Esatto. Poi Book, la chiamo Gianluca e il suo pene d'amore e le sue pene d'amore. Vabbè, a posto, diciamo. E quindi dicevo, non questa era servita su un vassoio d'argento proprio, l'ho raccolta. Piero dice confessati Gian, non raccogliere niente che non si sa mai,
Gian fai shouting, dice Piero. Vedi Luca che anche la spiritualità, sto dicendo, la spiritosaggine di Piero è siamo a livelli, voi due vi trovereste a ridere, solo tu Luca che stai già dicendo, ridendo, fai outing Gian. E allora dicevo che appunto ho staccato il microfono perché sennò si sentivano le mie risate. Si è dovuto ridere, infatti. E allora poi Piero mi conosce molto bene, quindi sa. E quindi ferma tutto. Piero ti conosce molto bene. Analizziamo queste parole. Piero, sei stato tirato in causa. Non puoi tirarti in causa. Hai parlato di aeroplani e finire sugli uccelli. È un passo breve. No, dici, Piero mi conosce bene perché suonando insieme, lui il basso e la batteria nei Destasi con Manuel la chitarra, salutiamo anche Marco che tanto non ci sta ascoltando. Sì, basso, la batteria, di tutto faccio. Uno dei gruppi con cui suono in Destasi, appunto. Piero mi conosce per quello, Saiuz. Torniamo a Gianluca, appunto, che dicevo, ha parlato delle sue appunto passioni, iniziative, ma soprattutto la sua attività di fotografo. E naturalmente l'abbiamo avuto come ospite, l'abbiamo anche questa sera con gran piacere, devo dire, perché è sempre molto divertente anche Gianluca, è molto simpatico. E quindi Gianlu. Dopo di te, tra l'altro, ti lancio anche qui la palla in un vassoio dorato, su di un vassoio anche di silver plate. Dopo di te, se voi andate nel blog e vedete le varie puntate, la decima trasmissione, il 30 marzo, aprile, ci fu Scarda, un tuo amico qui hai fatto il grandissimo amico. Amico Scarda, qui mi sono, cioè, ho avuto la fortuna e l'onore di fare questo album fotografico, questo che dovrebbe far parte poi di questo libretto che farà, che dovrebbe stare all'interno di questo suo primo CD, che però non, prima o poi farà, penso. Però sì, l'ho conosciuto anche lui tramite Roberto, anzi no, direi che l'ho conosciuto tramite un'amica mia, e quindi poi parlandogli del progetto Indie Arts l'ho fatto conoscere a Roberto, e quindi si sono messi in contatto, è uscita fuori questa collaborazione, e io da quel giorno sono diventato praticamente il suo, vabbè, ovviamente tra virgolette, fotografo ufficiale, anche perché io ci tengo a sottolineare il fatto che comunque fotografo sì, ma per passione più che per professione, perché comunque c'è gente che lo fa veramente bene, questo tipo, cioè che fa il fotografo con la F maiuscola. A me piace tantissimo, è una passione che coltivo da un po' di anni, e come dicevo anche all'altra puntata, come spiegavo sia a Rosario che a Roberto, come posso ci dedico tutto il tempo che posso, ecco, diciamo, esco con la macchina al collo e scatto, faccio fotografie prettamente del quotidiano, non faccio molte foto di posa, infatti anche lo stesso libretto che ho fatto insieme, le foto che ho fatto a Scarda sono foto molto naturali, sono foto comunque che ho fatto in un pomeriggio mentre lui si dilettava a fare praticamente dei virtuosismi con la chitarra, allora io gli ho fatto queste fotografie, perché poi è il genere di fotografia che piace a me, non faccio molta fotografia di posa, faccio più che altro quella che in gergo tecnico è chiamata still life, sempre perché poi appunto prima parlavamo dell'inglese, no? Per parlare fluentemente sia te che Rosario e quindi niente, faccio questo tipo di fotografie e mi piace moltissimo, e sono venuto in contatto con Roberto per caso, tra l'altro, quindi perché lavoriamo nello stesso posto di lavoro, e lui mi ha parlato di questo sito che stava tirando su, ed era ancora, si parlava ancora di stati embrionali, cioè nel senso era qualcosa di più un'idea che poi alla fine qualcosa di concreto, e poi piano piano è uscito fuori. Io inizialmente, devo dire la verità, non è che gli abbia dato molta fiducia, ma gliel'ho detto anche a lui, perché più che altro mi sembrava qualcosa di irrealizzabile, perché dicevo, ma boh, in un periodo come questo, poi chi ti dà retta? Invece poi piano piano ci ha messo, vedevo che ci mettevano l'anima, vedevo che comunque c'era l'impegno, vedevo i risultati poi. E allora mi sono appassionato anch'io, cercavo di collaborare il più possibile, tant'è che appunto è uscito fuori questa cosa con questo artista della batteria di Indie Arts. E nulla, e altro che dire, faccio
scuro determinate, cioè le mie fotografie le potete trovare in svariati posti, infatti sono un po' una prostituta del web, cioè nel senso io scatto fotografie ma poi non tengo, cioè non scatto dietro a diritti d'autore, cioè nel senso le foto io le pubblico sul web, ci metto la firma, poi nel senso io le metto un po' dappertutto, cioè vari siti dove le pubblico. Su Facebook diciamo che metto una minima parte di quello che scatto, anche perché poi la risoluzione non rende tantissimo. Però poi vabbè, c'ho il Flickr è un sito, è il sito di photo sharing più famoso al mondo, credo. E lì c'ho un mio account dove pubblico tutti quanti i lavori che reputo appunto meglio riusciti. E non vi sto a dire il sito per intero perché ovviamente non mi sono scelto un nome facile perché mi piace complicarmi la vita. Nella però chat, trovati lì in Twitter o su Facebook, metti il nome, sì, ma nella lo potete, sì, lo potete, ah sì, e poi lo trovate anche su IndieArts, esatto, lo trovate, infatti stavo dicendo, lo trovate sulla sezione fotografica del sito di IndieArts, trovate tutti quanti miei, trovate la sezione mia che è appunto Gianluca Maroli, e che mi sa che poi è l'unica di fotografia perché sono stato il primo ad inaugurarla, e forse è per questo che sono così famoso nell'ambito della fotografia nel sito di IndieArts, perché sono l'unico. Però comunque lì trovate tutti quanti i miei contatti, quindi tutti quanti i link alle mie gallerie fotografiche, e soprattutto trovate lo sfogliabile di cui appunto, che c'è, cioè della realizzazione devo ringraziare Roberto, perché è una cosa tra l'altro molto carina, io non l'avevo mai visto prima, e ha realizzato questo sfogliabile online dove si possono vedere tutti quanti i miei lavori, e c'è anche una breve bio simpatica, diciamo, dai, ci ho messo un po' del mio, un po' ci ha messo Roberto, noi facciamo tutto quanto in coppia, però non adesso non vorrei che la gente fraintenda, perché visto che comunque il tono della... Ma avete sfottuto fino adesso, permettemi che di link me ne hai dati per poter cambiare tutti gli spotto. Robè, pure te, Gianluca, che fai? che cavolo, ma avete sfottuto con Piero. Quindi Gianluca fa le foto ad artisti che si destreggiano con la chitarra, ho capito bene? Sta cercando di leggerti un doppio senso, ma non lo trovo. Sì, così. No, così. Non c'è doppio senso, lo sei. Io pensavo che fosse. No, ero stranamente serio. Luca, la nostra punta di diamante culturale. No, seriamente. Sì, faccio. Io diciamo che Skype è stata la prima esperienza con un artista vero e proprio. Sì, alla fine. Faccio anche quel tipo di fotografia, mi piace parecchio rubare gli scatti, più che appunto come dicevo prima fare foto di posa, quindi tutto quello che riguarda magari anche il dietro le quinte dei concerti, io infatti ogni volta che vado anche, ne so, a un concerto, ma qualunque sia il tipo di concerto, mi porto dietro la macchinetta fotografia, perché se posso rubare qualcosa, rubo, e tante volte ho fatto quasi anche poi ovviamente questo tipo di passione c'ha anche i suoi rischi, perché tu rischi di fare praticamente a botte con tutti, cioè rischi di prenderle sia dall'addetto alla sicurezza appunto dei concerti, perché non sempre tu vai in questo caso io facevo le foto perché Scarda era un amico e quindi io andavo tranquillamente, poi comunque è un esordio agli inizi, non c'era non c'erano problemi comunque a girare dietro le quinte, a girare, a andare di vicino sotto al palco. In altri casi invece tu ci provi e devi imbatterti, quindi che ne so, in questi umoni giganti 6x6 che ti fermano con un indice sul petto e ti coprono tutto il petto, e no, tu non lo puoi fare, vai via, e via dicendo. Così come ti trovi a litigare appunto con le vecchiette in metropolitana, perché tante volte tu vorresti fare semplicemente uno scatto, ma neanche troppo, sai, invasivo, con qualcosa che rappresenti la realtà quotidiana, che ne so, e ti ritrovi a litigare magari con le signore di 80-90 anni. E passi per maniaco. E passo sì per guardone, per stalker, infatti quello è il problema. No, ma c'è un episodio divertente che non avevo, mi sa che non l'avevo raccontato la volta scorsa. In pratica ero in metropolitana, stavo facendo le foto a questa signora, un'anziana sui 75 anni, che era completamente strabica, e quindi ero convinto che lei non mi vedesse, cioè io stavo facendo una foto, quindi tu, ero convinto, le tue prede le cerchi proprio con l'antenina. Ma sì, delle particolarità devono averle comunque, sai, comunque c'è una cieca strabica, cioè.
No, vabbè, no, comunque sai, il bello si nasconde un po' ovunque, dove lo vuoi vedere, no? A me piacciono i volti particolari, quelli che ti rimangono. E a me questa signora piaceva, quindi non voleva essere... Io sono rimasto male quando si incazzò, perché... Cioè, perché veramente era, per me era una bella foto e ci vedevo veramente un bel volto, invece, e poi ero convinto che non mi vedesse proprio perché un occhio puntava a nord, l'altro a sud-est, dicevo, figurati se mi vede. E invece mi ha attanato e ci ho messo un po' ad accorgermi, tra l'altro, che stavo nell'angolo cieco. Esatto, no, ci ho messo un po' a capire che mi stava riprendendo perché parlava, io ero convinto che parlassi con quello davanti e poi invece mi sono accorto che c'era con me e lì ci sono rimasto un po' ma vabbè, questi comunque sono i rischi del mestiere, gli inconvenienti del mestiere, diciamo. Hai premesso, a me ti hanno mai menato con un ombrello, con una borsetta, ragazzi? Quel giorno quasi. Sì, no, ma si rischia sempre, si rischia veramente tanto, anche perché tu non sai mai chi c'è davanti, quindi puoi essere discreto quanto vuoi, ma comunque, voglio dire, alla fine il mezzo fotografico che ho io non è proprio discretissimo, è abbastanza grande, anche gli obiettivi sono abbastanza voluminosi, quindi a meno che proprio non becchi il momento in cui la preda, tra virgolette, è distratta, tu sei magari in un anfratto e non ti vedono, tante volte rischi, ci provi. Sì, è capitato che sia stato preso a male parole. Tante volte sono scappato, proprio letteralmente, perché lì rischi l'incolumità, mica niente. E quindi niente, quindi questo è Certo. quanto. Scusami, Gianluca, ma sto ridendo ancora per quello che racconti. È per il grande Roberto che giustamente so che è anche Luca che ha fatto qualche battuta tipo ti metti nell'angolo cieco oppure cieca da sorda. Oh, che dite se ci ascoltiamo un pezzo? Certo, di Scarda magari, così l'ho visto che l'abbiamo nominato e l'abbiamo avuto come ospite ad aprile di quest'anno e vi invitiamo ad andare Ma anche Roberto è a sentire. d'accordo? Ah, vabbè, ci sei? Sì, ci sono io. Andavate così bene. Sì, andavano per fatti loro. Senti, io di Scarda, quello che vorrei mettere è l'ultimo pezzo, se sei d'accordo, È il Roberto. singolo dell'estate, dai, L'estate visto che fa passa. caldo e tutto quanto, vai. Ok. Visto che gli altri sono andati un po' più di tempo e che sono un po' depressi, prendiamo questo che è un po' più estivo. Estivo. Va bene? Sotto l'ombrellone a quest'ora non ci trovi nessuno, Poi lo so che tu l'aspetti perché è l'unica canzone col titolo in italiano che ti ho dato. Per questo. Allora di Scarda ci ascoltiamo L'estate passa. Lo mando? Non lo mando. Lo mando? Non lo mando. E l'ho mandato. Poveri noi. Forse nell'acqua l'ombra è già fresca, il ghiaccio gracchia, melta la pesca, l'estate passa, non mi rilassa, ma mi riporta dentro una stanza. E quanto tempo che è passato io, mi sono ritrovato a rileggere le lettere di tanto tempo fa e non lo so cosa ho provato, ma mi sono un po' staccato da quel senso di angelicità che in fondo avevo un'altra età. Barche di legno, scende il tramonto, io lo disegno nel bar del porto. La notte bolle e quando riposa guardo le stelle. Passato io,
mi sono ritrovato a rileggere le lettere di tanto tempo fa e non lo so cosa ho provato, ma mi sono un po' staccato da quel senso di angelicità che in fondo avevi un'altra età. La 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 la. E quanto tempo che è passato, io non mi son dimenticato, appendo tutto ciò che è stato a scolorire col bucato. La 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 la. Cari amici web radio ascoltatori e carissime amiche, soprattutto web radio ascoltatrici, nonché anche web TV spettatori, o meglio ascoltatori, lo stesso anche lì, perché questa trasmissione in diretta web radiofonica alle 23:04 minuti, anzi 5 tra poco, primi che state ascoltando anche su Science Web TV oltre che su Science Web Radio, quindi Science Web Network, networking www.sciencewebnetwork.net, e vi aspettiamo quindi nel nostro blog con la chat che c'è a disposizione. Siamo qui questa sera io, Gianluca, il sottoscritto, che vi dà ancora un ben ritornati, ritrovati sempre qui dopo aver ascoltato quest'altro brano di Scarda, che peraltro tra poco avremo anche una sorpresa in merito a Scarda, il suo rivale antagonista, come Roberto stesso ci ha presentato, lo avremo tra poco al telefono qui con noi. E quindi dicevo, dopo questo brano di Scarda, che è stato nostro ospite nelle puntate precedenti di Provvisoriamente i due compari, questa trasmissione in diretta del lunedì sera, di cui stiamo facendo quest'ultima puntata prima della chiusura per una pausa estiva del mese d'agosto, appunto al piacere di basta. Bene, passo la parola. mi sono dilungato troppo, cari amici. Allora, Saius, io passo la parola a Roberto, allora, che diceva che ha appunto il recuperato girando in vari posti durante sta settimana. Ho recuperato praticamente una persona che sostiene che è stato plagiato da Scarda praticamente, e lui si chiama Nicola Scaldalaglio, in arte Spranga, e praticamente ce l'abbiamo su Skype stasera in esclusiva, come abbiamo avuto altre volte in esclusiva degli altri artisti, insomma. Ci sei, Spranga? Buonasera, sì, sono io, sono Nicola Scaldamaglio, Aglio, scusate, tante volte mi dimentico anche il nome perché sono un po' scordarello, dovete sapere. E niente, alla fine volevo parlare di questa situazione un po' scomoda, perché in effetti ho scritto questa canzone e ho visto che l'altro giorno venivo plagiato, non so se si può parlare proprio di plagio, però è una cosa molto simile, perché mi ricordo, cioè, ho sentito la canzone, ho detto, ma questa è una canzone che ho scritto io, che tra l'altro a me sta anche parecchio a cuore, perché parla di questa mia compaesana giù di Vibo, che mi dice, che mi ha trasmesso delle emozioni molto particolari, sì, diciamo particolari, riguardo a, appunto, una situazione intima, insomma, avete capito, no? E non so se si posso far ascoltare il contributo che ho portato della mia personale registrazione, se ce l'avete, o perché alla fine vi farò notare che è molto simile proprio. Certo, la mandiamo subito in onda, caro. Non mi ricordo il nome, però, Roberto, però breve, una o due strofe. Sono Spranga.
sono Spranga, Spranga, e anche questo, sì, questo Spranga, detto Scarda, che non vuol dire, permettetemi, non vuol dire un cazzo, cioè Spranga c'ha un senso, Scarda non tanto, però andate, fate sentire. Sì. Allora Saiuz, puoi mandare in onda il brano quando vuoi. Saiuz, vai, partito. Posso, puoi mandare il brano dalla regia? Vai, dimmi quando partito. È partito. Girava la parrucchiera, lavora fino a tarda sera e mette mani sulle teste della gente. Oh, non so come la schiuma viene fuori, è tutta bianca anche da dietro. Già da queste poche note si può capire che insomma il plagio è spudorato, direi. E questa cosa mi ha lasciato un po' perplesso. Ho detto, fammi sentire questi personaggi di Saiuz Web Radio che cosa dicono, anche perché io ci ho messo del sentimento in quella canzone, non è mica una cosa che si fa dall'oggi al domani, voglio dire. Avete notato anche voi un po' di disomiglianza, un po'? No. Sì, 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 l'abbiamo notata noi la poca, diciamo, dai. Io ho notato anche il sentimento. Il sentimento hai sentito quando hai sentito nel verso proprio dove dico Gina fa la parrucchiera, lavora, usciva, sì, sì. Trasudava sentimento. Lavora fino a sera e sfiora le teste della gente. Quella è poesia, ragazzi, cioè, non lo so chi è che ha scritto un pezzo del genere. Mi sa forse De André, credo, una cosa di simile, però no, cos'è quella cosa insipida che ha scritto quello Scarda lì, che non, come si chiama, Gina, è brutta anche il nome, almeno la mia, cioè, era sentito, non lo so, a me non mi è piaciuta questa cosa, però va bene. Ovviamente dal testo si evince che non è volgare come quell'altro, perché non mette nessuno con le mani al muro come esatto, ma in che tempi viviamo, Gianluca, che tempi viviamo che si parla di sesso così, di pecorine come se piovesse, ma voglio dire, ma dove è finito il pudore di una volta, io dimmi. No, ho detto quando capita queste pecorine così a fufu, insomma, è no, proprio inverosimile, quasi fantascienza, insomma. Io non conosco Scarda, ma io in quanto Spranga a pecorine ne ho viste, e chiudiamo qua, guardi. Posso dire una parola poetica? Sì, ragazzi, ci siete, la posso dire? Vada. Non è mia, è di Piero. Dato che Piero non può parlare, la voce la metto io, vero Piero? Dice che la schiuna è metafora dell'anima. È giusto, Piero? È una schiuna o una schiuma? Esatto. A me sembrava più una schiuma. La parrucchiera è la metafora dell'anima. Che è esattamente metafora dell'anima. Bravissimo Piero, che ha capito tutto e le parole gli sono arrivate dirette nel cuore. No, Piero, non parlo di sesso, perché Gianluca si deprime. Cioè, lo sento depresso, sì, perché sì. Aveva fatto un titolo di sto Scarda, glielo stiamo smontando pezzo per pezzo. È una cosa pazzesca, guarda. Ed era uno scherzo che abbiamo fatto. Ma come? Era uno scherzo che abbiamo fatto al nostro amico Nico in arte Scarda. Grazie Gianluca per l'imitazione veramente strepitosa, era uguale. Nico, non te la prendere a male, cioè, lo sai che è una cosa ho fatto col cuore, Nico. E gli abbiamo concesso di farla perché ti vogliamo bene. Poi perdonami se mi sono permesso di cantare e suonare in diretta questa schifezza, di cui la prima strofa era di Gianluca Baroli, la seconda di Gianluca io. Infatti mi è venuta improvvisata al momento questa schifezza. Era sempre di Gianluca. Non so come mi sia venuta.
questa schiuma dell'anima. E quindi un caro saluto e tanti complimenti a Gianluca, bravissimo veramente per l'imitazione. Io ho tolto il microfono perché ero piegato in due, poi anche per quello che dicevi oltre per come lo imitavi, che era fenomenale. E naturalmente Gianluca non ce ne voglia, Nico, cioè Scarda, perché è fatta naturalmente in simpatia, e un'imitazione è sempre una parodia, quindi è sempre un'esasperazione, quindi è ovvio che è una presa in giro bonaria, e quindi questo per promuovere sempre Scarda, che ci piace come al solito con le sue canzoni. Roby, cosa ci dici giusto per concludere? No, niente, no, diciamo che abbiamo fatto sta cosa perché stasera non lo potevamo avere con noi perché sta in Calabria, quindi per un po' non è reperibile, e quindi abbiamo pensato di fare questa goliardata un po' stupida, perché sai che dove sì. C'è la stupidaggine regno io, insomma, e niente. Per chi non sapesse com'è la voce di Scarda, potrebbe andarsi tranquillamente a sentire l'ottava puntata del 26 marzo. Abbiamo avuto Gianluca Maroli e la voce di Scarda è più che Scarda, esatto, e nella decima puntata per sentire la differenza fra il nostro Gianluca e il vero Scarda, insomma, che siamo lì. Quindi è uguale. L'ho sentito anche dal vero, uguale. Bene ragazzi, allora bene, andiamo con un altro brano. Io diressi proprio di sentire un altro brano, poi volevo finire quel discorso di Luca sull'Alitalia. Sì. Kai, quando ha detto Kai dell'Alitalia a me è sembrato un cane. Pensavo che era Natoria, avevo calpestato la coda Natoria, insomma, però cioè, qua vicino ci la metti tranquilla, c'ha 16 anni, 17 anni come cane, quindi puoi immaginare, insomma, però, abbastanza. Tra l'altro, scusami Saiuz, sempre un ringraziamento, un saluto a Piero, ti dico anche Gianluca che Piero è anche lui appassionato di fotografia, quindi sicuramente, come vedrai anche nella chat, in quello che ha scritto in precedenza già ormai più di mezz'ora fa, apprezzava anche quello che dicevi, sicuramente lo capisce anche quello che tecnicamente dicevi, insomma, riguardo alle foto, visto che pure lui è appassionato. Chiedo scusa per l'interruzione, ma leggo a ritardo i messaggi che ci sono sulla chat in www.saiuzwebradio.net e poi mi dimentico di ricordarli. Vai Saiuzzo! Sì, ti ricordo che Piero ha scritto: Gian, leggi la riga giusta. Benissimo, allora, dato che non voglio entrare, diciamo, non voglio far sentire ancora il mio inglese oxfordiano, io diressi quasi quasi di Putsto. Trattino sto è scritto come gruppo, visto. Cantante gruppo, Visto è un ragazzetto di 20 anni che fa hip hop, e c'ha già un video, ha già fatto delle altre canzoni, delle collaborazioni con l'underground hip hop di Roma e limitrofi, e ha questa canzone che si chiama Sottosuolo. Facciamo ascoltare questo brano. Dopo questo brano Luca si è precato di entrare. Sono qui. Di non addormentarti, perché dopo trasi tu, va bene? Che bello! Posto Sottosuolo. Visto, sempre qui, Gordon Beat 2011, School of Rock Studio. È così, No. Che Dio benedica ogni artista della strada. Ogni anima infettata dall'infamia e dalla grana. Sì come poeta della calle, visto come marle daglie. Si vede dagli occhiaie, il tizio costa caro, lascia il sangue sulla banconota. Roma tra le prime della ruota, schiaccia sassi di falopa. Tu che parli, mai non so ascoltarti. Allora torna a farmi tra sciacalli dentro i bagni. Mamma me l'aveva detto, tieni stretto al petto, sogni nel cassetto. Io non franchi amici sul muretto. Scrivo parole forti fino a cercarti gli occhi. Tagliami le vene che col sangue fermo i blocchi. Stress,
martello come un fabbro batte il ferro, ancora caldo nel cervello, stronzo chiedimi se è bello, pulito in un legendario sporcato dagli infami, l'amore con i buffi prima o poi ti paghi, quello che sento mi porta già all'inferno, lì dove il peccato riesce a fottere il mio tempo, quello che sento riassunto in un quaderno, la vita al sottosuolo dov'è che sto morendo, quello che sento mi porta già all'inferno, lì dove il peccato riesce a fottere il mio tempo, quello che sento riassunto in un quaderno, la vita al sottosuolo dov'è che sto morendo, uccidete ogni mio sogno prima ancora che mi addormo, Italia schifa il cazzo come il di Saronno, il profumo dell'inferno, il paradiso non mi fiuta, la fiducia l'ho venduta, un infame come Giuda, l'acquolina in bocca per la passerella solca, per la droga che mi stoppia, tutto il resto che si fotta, flaco non mi placo, oh, odio lo Stato, quando schiattano di loro chiedo il bis come a teatro, miro del culo il giorno e dalla sera prima, la pazienza l'ho scolata e ripisciata stamattina, nel burrone dell'invidia, nel fondo nel salita, chi precipita ci resta, ucciso dalla bestia, pensieri amari come le polvere in Colombia, un conto che non torna, un ragazzo che non sogna, sono come mille virus che infettano i computer, sono come in un accordo qua alla mano Freddy Krueger, quello che sento mi porta già all'inferno, lì dove il peccato riesce a fottere il mio tempo, quello che sento riassunto nel quaderno, la vita al sottosuolo dov'è che sto morendo, quello che sento mi porta già all'inferno, lì dove il peccato riesce a fottere il mio tempo, quello che sento riassunto in un quaderno, la vita al sottosuolo dov'è che sto morendo, quello che sento mi porta già all'inferno, lì dove il peccato riesce a fottere il mio tempo, quello che sento riassunto in un quaderno, la vita al sottosuolo dov'è che sto morendo. Molto bene ragazzi, siete sempre all'ascolto di Saius Web Radio e adesso vi faccio ascoltare le risate di Gian che mandiamo subito, le sentite già, che sta ridendo. No. Sono le 23:20 in questo momento, io diressi quasi quasi, passo la palla a Luca perché volevo finire di sentire, anzi se non vuoi farmi continuare, cioè non vuoi continuare ad ascoltare la tua segreteria telefonica, Gian Luca, l'ascoltiamo la tua segreteria telefonica, cosa c'è scritto? Possiamo no, che passare... pubblicità. Ah, pubblicità. Passiamo la parola a Luca. Luca, allora, tengo questo qua, discorso qua, sul Kai che in primo momento mi ero spaventato, che ho pensato di aver pestato la coda di Natolia, ma adesso sentiamo il resto, perché questa c'è la manica di ladroni a quello che sembra. Beh, diciamo che innanzitutto volevo dire che tutto quello che... l'argomento trattato questa sera lo troverete in settimana anche sul sito sul mio blog www.guardiamocilespalle.blogspot.it o.com e vista l'ora direi che do un attimo una sterzata, inizio ad accelerare, sintetizzo l'argomento appunto di stasera. Eravamo rimasta dall'Italia in nepotismo. Perché sono collegati? Perché un paio di settimane fa è apparso un manifesto a Fiumicino in cui c'era scritto Germano più Matteoli uguale merda. Questo manifesto è sicuramente forte, è dovuto a un fatto abbastanza eclatante che è accaduto, che sta accadendo in questi anni appunto all'interno di Alitalia. Iniziamo prima a capire chi sono questi due soggetti. Federico Matteoli, chi è figlio di Altero Matteoli, che è stato ministro dei trasporti in Italia ovviamente dal 2008 al 2011, quindi l'ultimo governo Berlusconi. Non mi voglio soffermare sul padre, diciamo semplicemente che non era proprio un stinco di santo, in quanto è balzato in onore della cronaca per un reato di il reato di favoreggiamento durante un'inchiesta condotta al Tribunale di Livorno pochi anni fa, e poi sempre per lo stesso reato c'è stato il blocco del processo da parte della Camera dei Deputati, quindi sì, diciamo che non è proprio il massimo per un ex ministro. Dicevamo, Federico Matteoli, il figlio appunto, è un pilota dell'Alitalia, anzi non è più pilota, è stato promosso comandante. Che cosa c'è di strano? Semplice, che per saperlo dobbiamo guardare la sua fulminante carriera. Lui lavorava fino a 10 anni fa presso una piccola compagnia di charter. Fu assunto presso l'Italia in anni in cui, nel 2002, che erano anni in cui appunto l'Italia già non navigava in ottime acque. Al tempo la compagnia era ancora praticamente statale, perché era una forte presenza dello Stato italiano come bilancio e quant'altro.
In quell'anno lì appunto c'è stato il blocco delle assunzioni, però nonostante tutto fu assunto il ragazzo per un periodo di per un periodo temporaneo, cioè 6 mesi. Cosa è accaduto? Alla scadenza del contratto, per un disguido, chiamiamolo così, burocratico, non gli è arrivato in tempo la raccomandata che doveva di fatti sancire la sua, insomma, lo dovevano lasciare a casa. Non è mai arrivata la raccomandata inspiegabilmente, e quindi lui è stato incredibilmente assunto a tempo indeterminato in anni in cui l'Alitalia iniziava già a tagliare. Cosa è accaduto? Negli anni la crisi appunto della compagnia italiana si è aggravata. Nel 2008 è stata, come dicevamo prima, smembrata, fatta a pezzetti, divisa la parte buona e la parte cattiva, e quando circa 10.000 dipendenti, metà tra l'altro piloti, sono andati in cassa integrazione, il ragazzo, che ormai non è più ragazzo ma è diventato metto, Federico Matteoli, è stato di fatti assunto presso la nuova compagnia, assunto in una maniera un po' particolare, all'interno della graduatoria che appunto sancisce chi sono tra i piloti più bravi e quelli meno bravi, lui praticamente era in ultima posizione su circa 1 migliaio di piloti. Nonostante tutto, anche qui una piccola clausola del contratto della nuova Alitalia ha fatto sì che lui rientrasse inspiegabilmente all'interno della nuova compagnia, sempre con un contratto a tempo indeterminato. Fatto questo, cos'è accaduto? Ci riconduciamo allo striscione. Quindi dal 2002 ad oggi, al 2012, lui ha fatto una carriera fulminante senza avere particolarmente primeggiato sul campo, ma semplicemente perché appunto è figlio di un ex ministro che comunque in quegli anni aveva un certo potere politico. L'astio di dipendenti che appunto hanno affisso quel manifesto è stato ovviamente sanzionato dall'amministratore delegato Andrea Ragnetti. Il problema qual è? Che se andiamo a guardare i vertici attuali di Alitalia, cioè l'amministratore delegato, il presidente Colaninno e un altro dirigente che sarebbe Sabelli, scopriamo che questi qui sono tutti soggetti che provengono da scuola Telecom, scuola Piaggio, scuola eccetera eccetera, che cosa hanno fatto in passato? Entravano all'interno di società, li smembravano dall'interno, li facevano a pezzettini e poi dopo se ne uscivano fuori con delle buone uscite da paura. È un po' quello che è successo negli anni passati e dall'Italia e sta succedendo tuttora. Un'altra cosa importante che vorrei puntualizzare su Matteoli: in rete si trovano tantissime testimonianze di persone che appunto dicono che cosa, diciamo, quali sono state le sue, tra virgolette, malefatte sul campo. Quindi non solo non si è comportato, diciamo, bene dal punto di vista lavorativo come pilota, ma ha anche fatto dei danni non da poco che hanno prodotto sanzioni proprio alla compagnia stessa. Quindi se c'era qualcuno da lasciare a casa, forse era proprio lui, ma di fatti in Italia le cose funzionano sempre al contrario. Detto questo, sono stato quanto più rapido possibile perché sto guardando che l'orario corre, galoppa. Il tempo è tiranno. Gianluca, quello che possiamo dire, prima di passarti la parola, è che mi ha fatto piacere che Roberto mi abbia passato queste fonti, queste informazioni, perché ho avuto modo di approfondire un argomento che conoscevo poco. L'avevo analizzato qualche anno fa, solo però guardando l'aspetto all'Italia in quanto compagnia, non come problematiche relative al nepotismo o quant'altro. In settimana, come anticipavo prima, pubblicherò questo articolo, un po' più nel dettaglio, ovviamente adesso ve l'ho accennato per questione di tempi, di orari, e spero, insomma, spero, come dice sempre Saius, di risvegliare la coscienza degli ascoltatori, in quanto più persone vengono a sapere di un argomento, di una, tra virgolette, malefatta, prima riusciamo a tutelarci, perché ricordiamo che tutto ciò, tutti i debiti prodotti dall'Italia negli anni passati e probabilmente anche i futuri, in qualche modo riescono sempre a passarli, a debitarli alla massa, all'erario, quindi noi, e questo, sinceramente, di questo siamo un attimino stufi. Gianluca, ti passo la parola. Grazie ancora. Io ripeto, rimango sempre pendo dalle labbra di Luca, nel senso che quello che ci dice ogni volta è davvero interessante, come anche ce lo espone.
e ringrazio ancora una volta, apprezzo anche l'onestà come sempre anche in questo di Luca, di ringraziare e citare Roberto, quale colui che gli ha fornito queste informazioni o le fonti a cui attingere poi le varie informazioni, quindi ti fa ancora sempre più grande, caro Luca, come al solito. No, grazie a voi. Grazie ancora. Bene, cari amici, siamo giunti alle 23 e 28 minuti primi, quindi tra poco con questa puntata volgiamo al termine. Prima ascolteremo un altro brano che anche lo stesso Roberto di Indie Arts, dove vi invito ad andare in www.indiearts.it, questo sito di artisti indipendenti che promuove appunto le arti indipendenti e con cui appunto Saiuz Web Radio, Saiuz Web Network nella fattispecie collabora e di pari passo appunto promuoviamo le varie cose entrambi, anche loro promuovono noi e li ringraziamo di cuore, perché anche sul sito di IndieArts potete ascoltare la puntata in cui abbiamo anche Gianluca Maroli che è qui con noi, ha fatto una strepitosa imitazione, affettuosa soprattutto imitazione al nostro amico Nico in arte Scarda, e appunto volevo dirvi che prima di procedere con il prossimo brano vi ricordiamo che ci trovate sempre in Facebook, che questa puntata sarà disponibile tramite il link che il nostro grande Saius metterà anche su Facebook e su YouTube con il nome Saiuz Radio, tutto attaccato per YouTube, per Facebook invece è Saiuz staccato, poi Web Radio tutto attaccato. In realtà volevo dire ben altro, ma siccome nelle mie divagazioni mentali mi sono perso, ripasso la parola al grande Saiuz che concluderà poi finendo questa cosa. Volevo anche ricordarvi che appunto noi comunque concludiamo tra breve, tra una decina di minuti, un quarto d'ora, massimo 20, per non trovarci sempre a ridosso poi della programmazione del palinsesto di Saiuz Web Radio, che a mezzanotte prevede la puntata di The Rock Band History, appunto la rubrica da me curata e tenuta, in cui si parla della storia di rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni, hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo, e in questa settimana, come per le puntate precedenti, quindi ogni puntata va in onda da una settimana, ogni settimana va in onda una puntata nuova da lunedì alla domenica, ogni giorno per ben 4 volte, a partire dalla mezzanotte ogni 6 ore, quindi a mezzanotte, alle 6, alle 12, alle 18, e questa settimana si parlerà dei grandi Queen, dopo aver parlato dei Led Zeppelin, dei Deep Purple, Black Sabbath, la triade che compone secondo me la storia del rock, e Fatalità, guardate un po', tutte e tre band britanniche, e quindi la dice lunga su dove nasce il rock, l'hard rock e l'heavy metal. Anche questa volta parliamo per queste settimane di un gruppo britannico, i Queen, che anche loro personalmente ho visto, sinceramente li ho visti alcuni anni fa a Milano con Paul Rogers. E andiamo avanti appunto con il resto, e vi ricordo che The Rock Band History non andrà in ferie, in vacanza, verrà sempre trasmessa anche per il mese di agosto, quindi non verrà sospesa come questa trasmissione in diretta dei lunedì sera dei due compari, e come quella invece in diretta sulla web tv, su Saiuz Web TV, del Vaso di Pandora, incontro con il Riccio Incazzato di venerdì sera, anche che appunto viene sospesa come questa in diretta. Bene, caro Saiuz, cosa potevi dire anche di altro tu questa sera da ricordare ai nostri amici, oltre ai ringraziamenti che abbiamo fatto e che continuiamo a fare per coloro che ci stanno seguendo? Inoltre vi voglio ricordare che abbiamo degli ospiti strepitosi che ci aspettano da settembre in poi, in particolare, caro Saiuz, permettimi prima di ridarti la parola, che la stavo già dando ma la sei ripresa, presa subito subito manco il tempo di esatto che in questi giorni, fra le varie cose che appunto ho fatto e sto facendo da un punto di vista artistico, di spettacolo in genere, saluto coloro che ho avuto il piacere di incontrare, di conoscere come nuovi amici, comunque collaboratori o persone con cui si spera avere future collaborazioni anche lavorative nell'ambito dello spettacolo, in particolare queste persone di Venezia con cui gireremo questo cortometraggio, mediometraggio in cui appunto ho una parte, e poi ne verremo a parlare, inviteremo la regista, questi ragazzi, questi studenti, li inviteremo anche a parlare di questo corto o mediometraggio che poi parteciperà a vari concorsi, di cui appunto farò parte come attore in una parte con loro, e ci siamo divertiti insieme nel primo incontro casting che abbiamo fatto, e saluto quindi Silvia, la saluto tanto, che avremo spero
Ringrazio Roberto per la battuta che subito prontamente ci è arrivata per noi che siamo qua in diretta, noi e naturalmente saluto questa cantante lirica che appunto ho conosciuto ieri, per cui abbiamo fatto delle riprese per un'intervista per la TV polacca, che naturalmente avremo presto nostra ospite qui in Saiuz Web Radio. Non vi anticipo nulla, tanto l'avremo e l'aspetteremo presto. Sa che appunto le nostre porte sono aperte, anche lei ci parlerà, faremo un'intervista con lei, magari manderemo i filmati che ha presso anche la TV polacca, se sarà permesso, anche tramite un'amica giornalista, e se no comunque l'avremo ospite qui da noi. Quindi vedete, cominciamo già alla grande poi da settembre con questi avvenimenti. Chiunque può venire ospite da noi, basta che ci contatti, le email sono info@sites.com e gianluca@sites.com. per quanto riguarda Gianluca sottoscritto, poi naturalmente potete contattarmi per qualsiasi cosa, anche per venire ospiti in trasmissioni televisive qui su Sites Web Radio, non solo, e ospiti a cena. Io naturalmente poi sono disperatamente solo e quindi giusto Sites. Ok, e allora bene, okay, prendo la parola Sides, perché volevo far salutare Gianluca Maroli che deve scappare. Sì, perché è un impegno, impellente proprio. Gianluca, un saluto veloce. Ciao. No, c'ho il cane che praticamente mi sta impedendo di andare. Sì, mi sta alla dicendo pistola. O andiamo o la faccio qua. Sì, mi sta puntando letteralmente la pistola alla tempia. E chi può credere, capisci? Esatto. Vai, quindi, Gianluca. Vi saluto. Un bacione a tutti quanti e niente, vi ricordo ancora i miei contatti che sono sul sito di indiearts.it, non punto .com punto o punto .com punto, non sai che non mi ricordo, lo vedi? Era per tirarti in ballo perché eri troppo sopito. E niente, vi saluto tutti quanti, vi ringrazio, ringrazio Saiuz Web Radio per lo spazio dedicatomi, e ringrazio Indy Arts, ringrazio Gianluca, ringrazio Rosario e ringrazio anche te Luca che ho avuto il piacere di conoscere questa sera, e niente, un bacione a tutti quanti, un il saluto. Il piacere è tutto mio Gianluca. E quindi scappo perché veramente non posso appoggiare oltre. Vai Gianluca, ci sentiamo. Ciao Gianluca. Ciao Gian, a presto, ti aspettiamo quando ecco vorrai. Ecco Gianluca che porta a fare la pipì al cane, noi possiamo continuare la trasmissione. Luca, tu avevi finito con la storia, diciamo, del nepotismo o cosa sì, questo quello? Mini reportage sull'Italia, reportage, comunque come... cioè, che esatto, lo approfondirò in settimana su guardiamocilespalle.blogspot.com. Perfetto, molto bene. E ve lo ricordo, guardiamocilespalle.blogspot.net, giusto? Com, o it, esatto, mi raccomando. Ne approfitto per salutare un mio carissimo amico, fuori regione, qui vicino comunque, che si chiama Marco, 20 anni di amicizia buttati nel e Roberto in questo caso ci vuole perché tirerebbe l'acqua per il cane di Gianluca. Gli ho fatto questo omaggio a Marco, che lui sa che è la nostra tipica frase per dire che non ci sentiamo mai, non ci vediamo mai, quindi come può aver buttato via 20 anni di amicizia così. Bene, caro Saius, stavi dicendo, prego. Sicuro che ti riprendi la parola, se no io non parlo, Sei sicuro? No, sto zitto, dai. No, ho voluto salutare Gianluca. Non c'è molto da dire altre cose, perché poi a settembre chi ci segue vedrà anche attraverso il blog quello che prepareremo, perché lo pubblicizzeremo sul blog molto, tutti questi avvenimenti, questi appuntamenti che abbiamo. Volevo ricordare soltanto l'email di Riccio Incazzato, riccio.incazzato@sites.com. Questo è importante perché per chi volesse dargli un consiglio, dargli diciamo un supporto anche a livello di informazione eccetera, lui ben accetta, insomma, accetta tutti i consigli, accetta tutte le email che gli arrivano, a chi va a fanculo, insomma, va bene anche quello. Ecco, okay. Giusto, per stare sempre giusto, molto sempre il comune denominatore per forza, si parla di Saiuz Web Radio, quindi a noi ci sta bene tutto, non abbiamo problemi, sappiamo che la gente Luca, anche con quello ci pensa. Importante è quella che ci Luca, è una parola d'amore.
Io volevo mandare, volevo mandare, quanto affetto che vedi. Volevo mandare il brano degli Strafon. Aspetta, ecco, ecco, puoi ripetere il brano del Strafon, che è black powder, come si dice, vabbè. Credo che mi stia per cadere la linea dopo Black powder. Sì, Luca, ti sta cadendo la linea. Il Strafoner, mando il brano mentre Luca riprende la linea, se non si fa male. Gli Strafonici, The Strafon, vero? Come si dice? The Strafon, va bene? Sì. Vai! Solito singhiozzo. Yeah.
cari amici, siete sempre all'ascolto di Saiuz Web Radio, la web radio che risveglia il vostro neurone e che lo mette in guardia da tutto quello che gli accade, gli succede in questa vita maledetta. Bene, Gianluca, siamo ormai quasi arrivati alla fine, cosa dici? Andiamo per i saluti oppure vuoi farci vedere la tua immagine su Skype? No, preferisco non farvela vedere in questo momento. Evitiamo, quindi andiamo per i saluti finali perché sono le 23:43 minuti. Come al solito noi avremmo sforato la grande rispetto all'inizio, no? Saius, dicevamo nelle prime puntate, addirittura ci ponevamo il problema e temevamo, ma come faremo a fare un'ora e mezza circa di trasmissione, che limite che ci davamo anche poi per permettere l'andata in onda a mezzanotte di The Rock Band History, questa rubrica appunto che curo io e che sentirete dopo, e invece poi alla fine, come al solito, l'ora e mezza, tra le tante cretinate e chiacchiere appunto che facciamo, che non sono le due chiacchiere con Saius, che vi ricordo, altra rubrica editoriale da ascoltare più che da leggere, quello del Riccio Incazzato, e da leggere nel nostro blog in www.saiuswebradio.net, quello di Saiuz invece, le due chiacchiere con Saiuz, vanno in onda ogni tanto su Saiuz Web Radio e Web TV, e comunque poi le trovate linkate e caricate sul nostro blog in YouTube da ascoltare. Ogni tanto Saiuz, anche per il mese d'agosto, ci sarà, non andrà in ferie con queste due chiacchiere, il pungolo di Saiuz, le idee, diciamo così, i commenti, l'editoriale del nostro Saiuz rispetto a fatti di suo appunto gusto e piacere, di cronaca, attualità e quant'altro, quindi ve lo ricordo anche come per ascoltare. Quindi queste nostre due chiacchiere da un'ora e mezza, come sempre, da un'ora e un'ora e mezza, come sempre, diventano più di un'ora e tre quarti, quindi direi di giungere un po' al termine. Vi ricordo allora che questa sera è l'ultima puntata, questo lunedì 30 luglio 2012, e ritorneremo da settembre 2012, quindi tra poco più di un mese, quello che sarà. Poi vi naturalmente comunicheremo tramite il tamtam di Facebook, internet, il nostro sito, il blog, gli spot pubblicitari appunto che farò, come quello di questa sera, facendovi sapere, e i comunicati che manderemo e faremo appunto sulla nostra web radio, web TV, quindi nel nostro site web network, e quindi ritorneremo sempre belli carichi, si spera, con il sottoscritto. Si spera che ci sarò, vero Sai, se sopravvivo anche prossimamente, sì, tutte ci le sarai, mie, ci sarai, ci sarai. Le mie disgrazie e vicissitudini, spero di essere sempre con voi, e il grande Luca, eccezionale come sempre, e Saiuz, quindi dai due compari siamo già diventati tre compari fissi in pianta stabile, poi oltre naturalmente a Roberto, Roby di Indias che abbiamo qui con noi, e non solo. Bene. Sì, che tiene sulla candela i tre compari. Esatto, che i tre compari e chiunque vorrà venire. Io sento in sottofondo qualcosa, non so cosa sia. Le voci. Wow, stanno arrivando. Sì, bene, cari amici, dunque passiamo la parola a Saiuz per i saluti finali, quello che ci vorrà dire. Fai salutare a Luca e a Roberto e poi dopo vai. Andiamo con l'ultimo brano che Roberto dirà come si dice, perché io sto spell in your face. Non lo capisco. Ma vai che l'hai detta giusta, rifalla. Spawn your face. Poteva capitare solo l'ultima quella degli Acid Muffin, vedi che l'ho riconosciuta subito dalla tua pronuncia oxfordiana. Molestamente, ragazzi, cosa devo dirvi? L'ho detto io. E niente, andava bene così. E niente, io saluto tutti quanti. Per fortuna c'era Luca che ha portato un po' di sale in zucca alla gente, se no stavamo qua con le mie cagate. E niente, adesso è in restauro il mio sito, visto che si è rimasti un gatto e mezzo, e vedo di farlo meglio. Ho cannato la diretta perché l'indirizzo che ho postato era sputtanato praticamente, e niente, speriamo da settembre di non far più le cagate. E buonanotte a tutti, ciao Piero, Alice, sì, sono grandiosi, però quando si tira giù i pantaloni cioè, dipende dagli ascolti. Alice, ti informerò quello che ha fatto Gianluca dopo che ha sentito il numero degli ascolti. E vabbè, dai,
signori, buonanotte. Ascoltiamo gli Acid Muffin con Spew Your Face. Benissimo, Luca, a te saluto. Saluto anch'io i due compari, saluto Roberto, saluto ovviamente i radioascoltatori e un grazie particolare a Piero ed Alice, perché visto che ci hanno fatto compagnia per tutta la durata, complimenti veramente per la pazienza. E grazie anche a Gianluca, non tu Gianluca, dei due compari, ma l'altro Gianluca, ti ho già salutato. E che dire, ci rivediamo a settembre sperando di avere qualche aiuto in più dal punto di vista tecnico pratico, con magari qualche piattaforma un pochino più potenti, però dai, nel frattempo ce la caviamo bene anche così, direi. Un grazie ancora e vi raccomando, quindi, visitate guardiamocilespalle.blogspot.com o .it, andatevi a leggere, grazie, i post di Luca. Bene, Gianluca, io manderei il brano, diamo la buonanotte a tutti quanti e visitate il blog, scriveteci, ok? Va col brano! Ci vediamo a Filippi! A Filippi, a settembre! E guardatevi le spalle anche da Gianluca! Bene, questo è giusto, questo è giusto! Guardiamoci le spalle da tutti, ciao! Soprattutto ciao cari amici, sempre su Science Web Network, in www.scienceswebradio.net, ti pareva? Ripetilo. Allora cari amici, avete ascoltato l'ultima puntata della stagione dei due compari, di 30 luglio 2012, in www.scienceswebradio.net, vi aspettiamo per le prossime puntate da settembre 2012 in poi. Grazie a tutti di cuore per essere stati con noi, vi auguriamo, come dice sempre il nostro mitico Science, delle splendide giornate sorridenti assieme. Ciao! Swallow shit I fear. This is not a game for you. Whoa. Through this virus, through this thing, white collar dies. Hey, another way. Losing my mind, I need to move my ass away from here. Let's be with no face stop. 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 The Vaseline's a spinning. If you have to swallow shit and fear, this is not a game for you. Si ascolto.